Insostituibile, credo che in questa squadra ci sia uno soltanto insostituibile, che penso sia Adrian. Però ora che ho preso un po' di continuità inizio a andare, insomma, a avere un po' il rendimento che ho avuto nell'anno precedente. Per fortuna sono riuscito a giocare 6-7 partite di fila e questo mi ha aiutato molto rispetto all'inizio, che ho giocato molto meno. E anche oggi penso che grossi rischi non abbiamo corsi, nemmeno tiri in porta oppure occasioni clamorose. Se non mercoledì nel turno infrasettimanale c'è stato quel gol che abbiamo preso, se no sono 4-5 giornate che bene o male rischiamo poco dietro, prendiamo pochi tiri in porta. Sono 15 vittorie in fila, avete guardato il record per Beh, è un bel record. E poi domenica prossima, quando rientreremo da Pasqua, lo allunghiamo. Sì, anche prima nello spogliatoio c'è stato un minimo di festeggiamento, anche se preferiamo festeggiare quando abbiamo la certezza matematica, e poi se venisse a Cesena la vittoria del campionato sarebbe, penso, una soddisfazione maggiore sia per noi che per i tifosi, che penso di festeggiare allo stadio del Cesena sia una cosa migliore. Sì, penso che con la vittoria che abbiamo fatto col Piacenza in casa abbiamo dato la sterzata finale, loro hanno mollato, penso che se la giochino su in Coppa Italia, non so, se la giocheranno in Coppa Italia, penso. Sì, sì, no, oggi è sì, ma anche perché anche noi siamo un po' meno lucidi rispetto a qualche periodo fa, e poi incontriamo delle squadre che se la lottano per rimanere in categoria. È normale che sia difficile strappargli dei punti, anche se in casa qua ormai è un fortino. Non credo quanto ce n'era col Piacenza, però c'era un bel pubblico oggi. Bene così, speriamo allora anche giovedì di ripetere la stessa cosa, che in Romagna feci due gol, quindi niente, ci avviciniamo sempre di più al traguardo e adesso siamo lì. A due traguardi nel tuo caso, perché con il gol di oggi avvicina anche questa quota 30. Sì, speriamo, dai, è una bella soddisfazione e niente, magari più lo cerco meno arrivano, quindi meno ci penso meglio è, vai, che se no sono abbastanza insopportabile in campo. Manuel, senti, hai avuto qualche difficoltà, no, soprattutto nel primo tempo, negli inserimenti? Tu hai giocato molto sul filo del fuorigioco. Colpa tua che hai scattato prima, la colpa dei tuoi compagni che ti davano il pallone in ritardo? No, magari per come sono abituato io, che attacco sempre la profondità, magari non favorisco anche la squadra, perché giochiamo spesso magari col lancio lungo, però niente, magari il primo tempo ci è mancata qualche verticalizzazione in più e niente, abbiamo sofferto secondo me lì, non abbiamo cercato il passaggio decisivo e abbiamo cercato un po' più il gioco, però dai, l'importante era portare a casa tre punti. L'azione del gol è stata molto bella, sì. Hai visto anche il protagonista dopo questo lancio di Chiudi. Sì. È stato bravo anche Mazzocchi, che aveva fatto un grande tiro, poi bello intervento del portiere e niente, è andata bene che ci ho creduto e sulla respinta poi è andata dentro, dai. Per poco non mi capottare, quando hai sollevato. Lo ringrazio sempre perché, come ho sempre detto, la maggior parte dei gol quest'anno sono suo assist, quindi niente, anche oggi con due tocchi mi ha mandato in porta e niente, speriamo che rientri alla svelta. Sì, mi sono un po' addormentato perché pensavo di essere solo proprio, invece ho visto l'avversario all'ultimo, ho sbagliato magari a mettere bene il corpo. Sì, perché ho sentito la sua voce, ero già pronto a stoppare e passare la palla a lui se il portiere usciva e niente, vabbè, gli ho chiesto scusa perché, come ho detto, sono abbastanza insopportabile e niente, cerco sempre di migliorare questo carattere. Però non c'è verso, oramai sono andato. Oggi sei costretto a dire ritorno al gol. Sì. Sì, era già un paio di domeniche che la buttavo dentro, però dai, ora giovedì e ricomincio, speriamo. Mi aspettavo più tiri, meno complicati, perché ne ha fatti pochi, ma di un'elevata difficoltà. Ma a parte questo,
noi venivamo da una sconfitta interna importante dove mentalmente avevamo mollato. Ci eravamo ricreduti di venire qua a Rimini e cercare di fare delle cose importanti. È chiaro che quando si viene a Rimini c'è la possibilità, e è doveroso anche dirlo, che si incontra una grande squadra, una squadra che ultimamente è in salute e ha giocatori importanti, davanti veramente ha giocatori importanti che a un momento o all'altro possono fare la differenza e anche oggi l'hanno fatta. C'è rammarico perché noi abbiamo provato con tutte le armi per cercare di portare a casa il più possibile qualcosa di importante, ma alla fine la superiorità tecnica del Rimini ha avuto la meglio. Dispiace perché ci credevamo e per noi era un passo importante per il nostro cammino, che tutti ben sapete che è la salvezza. Lottiamo ogni domenica su ogni campo per cercare di prendere più punti possibili. È chiaro che, ripeto, a Rimini ci sta. Mi aspettavo, preferivo più tiri meno complicati. Invece hanno avuto 3 o 4 occasioni importanti, tra cui una ha fatto il gol, il bomber Pera, che è di un'altra categoria, questo lo posso dire chiaramente. Oltre che all'entrata di Adrian, dai, avete giocatori di categoria superiore. Noi in panchina siamo sempre tutti pronti, appena il mister ci chiama siamo subito reattivi per entrare in campo. Questa volta è capitata a me, è andata bene. Ti dispiace un po' per questo? Sì, beh, sono stato un po' sfortunato su questo intervento del portiere, che gli faccio i complimenti, ha fatto veramente una grande parata. Però c'è stato vero che è stato reattivo sulla respinta, l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa. Però la situazione tua era tecnicamente perfetta, insomma. Sì. Beh, forse è stata la palla era un po' lenta, però l'importante è che abbiamo fatto gol. Sì, hai provato dopo un'altra parata del portiere? Sì, ci ho riprovato. Sono stato un po' sfortunato anche lì. La cosa più importante è spingere al 100% negli allenamenti. È questo, secondo me, che fa la differenza. Poi è il mister a decidere. Il mister Cari mi chiede di spingere tanto sulla fascia destra, che con le mie caratteristiche mi dice che posso far male. Io ci credo nelle mie qualità e vado avanti così. Sì, adesso siamo tutti più tranquilli, però la cosa più importante è non mollare. Da domani mattina si riparte e andiamo lì a Cesena a vincere un'altra partita.